passione con te è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Ok.
cosa sposerò, perché per esempio so che del pallone sei tifosa. Sposerò perché non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. E poi, poi perché io so già che se litighiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col cuore arrabbiato. Ti sposerò perché ami viaggiare, poi stare in mezzo alla gente quando vuoi e sei di compagnia, si vede subito, tanto è vero che il mio cane ti ha già preso in simpatia. Sono straconvinto che sarà una cosa giusta. Sei un po' testarda, sì, ma quel che conta onestà. Sposerò perché per un tipo come me tu sembri fatta apposta. E poi perché se chiedo a te ti luce un po' di libertà, non dici no, anche per questo vorrei sposarti presto. E non ha un nome, questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente, comunque sia, ogni posto è casa mia. E siamo umani, e con le mani che tu mi trascini via. Festeggiati, Giuseppe e Treglia. Gaffa. Con le mani mi trascini via. Se facciamo un forte applauso agli sposi. Aggiungo col permesso anche, per fare anche un forte applauso anche ai miei amici Peppe e Monia, che hanno compiuto anche loro 13 anni di matrimonio, anche loro. Auguri anche a voi. Partiamo con questa bellissima. Aspetta, già parti con bacio. Chi hai tu bacio?
Chi è tu qua? Cioè, se boh. Si è fatto un sciame di cialghir, un po' capire di più. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io te guardo così, si pure tutto si è non mi dici e non mi fai capire, ma perché dirlo una volta sola, tu stai tremando, dirlo che mi fa bene con me. Con mia voglia bene a te. Ci siamo? Sì. Vai, Dante! Ci siamo? Allora, ragazzi, io vedo che sono qui qua da qualcosa, però questa cosa per me è sia ricordante che le emozioni che ho preso. Quindi io proverò a leggere un po' di cooperazione, però ci sono. Scherzi a parte, allora, ragazzi, ho deciso di scrivervi questi miei pensieri perché a parole mi è troppo difficile dirvi le emozioni che in questo giorno mi stanno assalendo. La vita è il dono più bello che abbia mai ricevuto. Purtroppo è ancora un'incognita. Non sai mai cosa ti aspetta. In questi 50 anni di matrimonio ci sono stati momenti belli e altrettanto brutti. A volte mi è sembrato di essere invincibile, altre volte mi è sembrato di sentirmi desolata ed abbattuta. E molte volte mi sono chiesta cosa è successo, dove ho sbagliato. È proprio in questi momenti che, alzando gli occhi al cielo, mi rendevo conto che dovevo essere forte e lottare senza mai mollare, anche se il mondo intero mi era caduto addosso. Il buon Dio è sempre stato il mio rifugio. Mi ha resa felice donandomi le mie quattro figlie, Paola, Susi, Valentina e Claudia, tutte bellissime, ma ognuna con il suo carattere. Paola, la più autonoma e indipendente. Susi, l'eterna più del pane e la mammona di famiglia. Valentina, la più taciturna e l'introversa. Claudia, la più piccola, sempre disponibile per le sue sorelle. Mie care figlie, non so... Ah, scusa, non hai ragione. Ci veniva a dire che Valentino sta dando un pezzo. Che cos'è Valentina? Amaste fest. Giusto. Mie care figlie, non so esprimervi la gioia che provo per questo giorno speciale. Vi sono grata per tutto quello che mi donate ogni giorno della mia vita. Ed in particolare, aspetta, non il dito, capito? In particolare coloro che voglio. Scusatemi per l'emozione. Coloro che voglio ringraziare per avermi organizzato tutto questo. Sono mesi che vi sento parlare di nascosto e perciò vi abbraccio in ordine di età. Paola, tu vivi a Roma e purtroppo la distanza non va a essere meno presente. Le tue sorelle informano di quanto organizzato e mi pare di sentirti dire: ma come? Solo io non so niente. Susi, tutta eccitata, aveva cominciato a partecipare. A partecipare ai preparativi. Poi è caduta, si è rotta la gamba ed è stata sempre a letto, a piangere. Voi pensate, a piangere per il dolore? Per il dolore alla gamba? No, non è così. Piangeva perché non si poteva praticare nell'organizzazione della festa. Valentina, devi dire che hai tutto il merito di essere nonna sta qua, quindi Master in festa, dico io questa volta, vabbè. Hai pensato a tutte le cose più belle per questo giorno speciale, organizzando tutto nei minimi dettagli. La chiesa, il ristorante, i vestiti, anche gli abiti che abbiamo noi addosso. I vestiti e diciamo tutto, sei stata veramente brava. Claudia, in quest'ultimo periodo sei stata messa a dura prova, tant'è che hai avuto mesi di ansie e preoccupazione, da cui ne stai uscendo alla grande.
Nonostante ciò, hai fatto la spalla a tua sorella Valentina, assimonata e supportandola nell'organizzazione di questa festa, di questa magnifica festa. Per finire, figlie mie, vi voglio dire soltanto grazie a voi che riesco sempre a trovare la forza per andare avanti ogni giorno, ma soprattutto grazie infinite per quello che fate per me, per essermi sempre vicina sia nei momenti felici che in quelli di solitudine e di tristezza. In breve, figlie mie, grazie di esistere. L'ultimo pensiero è per te, Peppino. Le nostre nozze d'oro sono importanti perché celebrano 50 anni di vita passata insieme e tutte le grandi cose che abbiamo realizzato. Peppino, guarda le nostre figlie e i nostri nipoti. Questo non c'è un dai! Grazie! Allora, io vorrei giusto dire due parole perché il trucco. Avrei tanto da dire, nonna. Queste parole sono bellissime e voglio io farvi complimenti perché avete messo su una famiglia stupenda. Cioè, la nostra è veramente una fiata! Grazie. Quello che voglio dire è che mi avete insegnato tanti valori alle vostre figlie, ma in particolare alle mie figlie, ragazzi, perché 50 anni insieme, oggi come oggi, che ci avviliamo in un mondo USA e gente a tutto dire. Quindi nonna, grazie perché mi ha insegnato come vuol dire amare la mia figlia. Scavo dentro me nei ricordi che nel presente rivivo.
può ancora, quella parte che è rimasta in me, che vorrei cancellare poi. Vivere con te, regalarti amore, tu che sei il mio tutto e pure giù. Grillo pure giù, quasi innamorato, ogni giorno mi capisci un po' di innamorato, ogni giorno mi capisci un po' di più. Adesso solo voglio di volare via da questa grigia nostalgia. Portami in alto dove il cielo è sempre blu, perché l'ultima fermata mia sei tu. Vivere con te, regalarti il cuore, uno e due, tutti e due gelati, e due gelati, sì, due, dai. Provate, pronto, 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 chi è? Chi è? Peppino, Peppe, io funziono, funziona, a me sì. Allora, oltre alla dimostra, siamo 50esimi, che abbiamo anche la Rai, per piacere. 50esimi, non solo ai matrimoni, ma siamo... Vuole fare una bella canzone italiana, sono una canzone italiana. No, noi siamo un cavallo di battaglia, cioè se ricordiamo che di fatto. Ah, ti sì. Noi siamo battaglia di cognome. Ah, battaglia. Ah, battaglia. Sei pronti? Allora, siamo sempre ma sei sempre in casa c'è un memo. Ah, salve mo, salve mo. Mi faccio scordata. Vado? Non lo so, c'è... Vado? Vado. Andiamoci. Allora. Allora. Sei pronti? Dai! Do, etto, ma forza! Via! Sono gli occhi tuoi e i miei. Mi basta poco. E non ci ha capito chi sei. Chi sei? Che cosa c'è? Perché siamo un fuoco nel mondo.
ci tutto di me, tutta me che d'oro, poco ne fa, poco ne fa. Ti hai fatto quella canzone, piano piano, vai. Poco ne fuoco. Sì. E bastoni e quasi un giorno sarai e scolare i suoni infanti. È un incontro da me, stanotte sembra precipitata per consumare la nuova vita. C'è bisogno d'amore, sì, che non aspetta noi. Se volete Peppe Antonio, chiamare al 333-33-33-33. Thank you.
difficile per le persone che mi vogliono bene, che mi stanno accanto. Ho aspettato questo momento con ansia per due cose. In primis perché so mia madre come ci tiene a tutti voi, so che mia madre come ci tiene alla sua famiglia e mio padre lo stesso. In secondo so
come ci tengo io all'amore della famiglia. E sapere che oggi è andato come avevamo previsto, come io e le mie sorelle abbiamo organizzato tutto questo, mi rende orgogliosa e fiera di far parte di questa famiglia. Applausi. E vi ringrazio per aver partecipato a questa giornata piena di amore. Alla porta. Sì, forever, non ci lasceremo più, è così, ti chiedo, faccio quello che vuoi tu, le tue mani sul mio petto, stringi forte, ma perché vuoi rubarmi l'anima? È tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, tempo d'amore, che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai. Sì, forever, fra il giorno e la notte, è così, together, fra la vita e la morte, le tue mani sul mio cuore, la tua voce dentro me, vuoi rubarmi l'anima, è tempo d'amore, che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, sì, tempo d'amore, che ci fa sentire quello che non hai sentito mai, che ci fa vedere quel che non hai visto mai. La tua voce dentro me, vuoi rubarmi l'anima, è tempo d'amore, che ci fa volare sopra il mondo, che ci dice adesso è il momento di dare tempo, sì, tempo d'amore, che ci fa vedere quello che non è visto mai, che ci fa sentire quel che non hai sentito mai, che ci fa sognare quello che non hai